Iniziamo con il nuovo video che sarà un armadietto un po' particolare sotto scala. Oggi parto con la base, qui mi taglierò gli zoccoli per costruire questa base per l'armadio, e zoccoli da 7 cm, legno multistrato di pioppo, perché poi andrà raccato bianco. Mentre il frontale sarà tutto in listellare di Tanganica, anche questo laccato bianco. Iniziano le danze, via! Allora, primo passo, mi sono costruito la base per l'armadio, un 2,21, poi per continuare farò un altro pezzo dove andrà il sottoscala, che sarà un po' una cosa un po' particolare che vediamo strada facendo. Allora, 1, 2, 3. La base è stata rinforzata con tre montanti e dei diagonali. Montante in centro è sempre necessario, altrimenti partirò col fianco più lungo e poi andiamo a scalare. Per agganciarmi col fianco userò queste congiunzioni, video già fatto. Non chiedetemi perché non uso la Festool, gli agganci agonali della Festool, perché ho un budget da rispettare, uno, e per lo più le giunzioni della Festool montano su uno spessore di 3 cm, 28-3 cm. Queste congiunzioni sono validissime, tengono e sono anche semplici da montare e poi da rismontare sul posto. Per chi si è perso il video delle congiunzioni, c'è sotto, lo trovate. Avete visto che con solo tre congiunzioni il fianco mi rimane perfettamente dritto. È freddo? Freddo? Freddissimo, neanche non riesco neanche a parlare, le labbra congelate.
base piccola, che sarà la punta finale del mobile sottoscala. Nella parte più alta ho fatto due rinforzi, per tenere anche il fianco, in una spalletta dove andrò a inserire dei ripiani nella prima porta del sottoscala. Con una stecca trovare le inclinazioni, ovviamente da tagliare inclinate, per poi inserire il piano di sopra. Uno schienale che andrò a tagliare inclinazione per il mobile, uno schienale che è un multistrato da 8 mm. Spazio qui ho creato dei ripiani piccoli e nella parte più alta due ripiani più profondi.
al, ovviamente al grezzo. Ora non mi resta che passare alla lucidatura. Farò il video non solo della lucidatura, se siete interessati, anche del montaggio sul posto. Tutto il frontale è stato fatto in Tanganica da 19 mm. Allora, ho fatto questa parte fissa perché, lo vedrete qui, c'è un altro mobile esistente dal cliente, mentre tutte le altre sono apribili. Apribili ovviamente da destra verso sinistra per il discorso delle cerniere. Ho inserito delle cerniere della Blum con chiusura a rallentatore. Praticamente si chiudono lentamente lentamente da sole. Vai 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 vai. Mancano ovviamente le maniglie, 2, 3. Fatto di gestoni guide Blum autorientranti con freno. Cassettino basso con guide autorientranti. Il fondo non è di compensato, ma è un multistrato da 2 cm, quindi c'è parecchia sostanza per caricare. E voilà, e voilà. Mentre che nella parte più bassa del mobile, intanto vediamo anche la bellezza delle guide, delle cerniere Blum con chiusura a rallentamento. Nell'ultimo spazio, mentre, ho recuperato questo cassettino a scalare. Anche questo video è stato terminato, spero che sia stato utile anche per le vostre idee, i vostri sottoscala. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento a qui alla Buonarreda per il prossimo mio progetto. Ciao. I don't usually go out this late at night to the place of the animals go, but baby I'm here and I'm watching you move. There's just one thing you should know. Girl, you are my fire. I want you desire.